Mentre lo scorso numero del settimanale diocesano L'Azione si interrogava sul fenomeno, sempre più frequente, dell'abbandono delle parrocchie da parte dei ragazzi una volta ricevuta la cresima, tanti neocresimati hanno partecipato a una festa a loro dedicata, sabato 29 ottobre, in seminario a Vittorio Veneto. L'incontro è stato organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile Diocesana, insieme al Centro Diocesano Vocazioni e al seminario. Don Roberto, perché avete scelto di riproporre questa iniziativa? Beh, è il terzo anno che si fa. Voluto continuare in questa scelta di dare una possibilità ai ragazzi delle parrocchie che hanno celebrato la cresima di avere di nuovo un incontro con il Vescovo per rinnovare, ecco, la loro scelta sacramentale, in questo senso, anche come senso di Chiesa, e quindi facendo un appuntamento diocesano, ecco, di incontro tra di loro per farli sentire, ecco, non soli in questo tempo, insieme chiaramente con i catechisti, i parroci, gli animatori che li seguono poi direttamente in parrocchia. Importanti sono state le testimonianze di alcuni giovani che solo qualche anno fa hanno ricevuto il sacramento della cresima e che ora si stanno mettendo in gioco nel farlo fruttare nei diversi ambiti della vita quotidiana, in parrocchia o in diocesi. Come è stato strutturato il pomeriggio? Anche qui abbiamo ripetuto un po' lo schema degli anni scorsi, quindi momento di accoglienza, di conoscenza e poi delle testimonianze. Quest'anno erano 6. Sul modo possibile di vivere la cresima. C'erano quelli dell'Azione Cattolica, gli scout, poi alcuni ragazzi che parlavano della vita interiore, ragazzi che parlavano della vita consacrata, della scelta vocazionale, potremmo dire, e poi ragazzi impegnati in parrocchia, in un servizio, nell'oratorio, in un servizio di carità verso gli anziani, tutti i modi diversi attraverso i quali mettere in pratica i doni dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nella cresima. E dopo questa fase di testimonianze, momento di merenda, che ci vuole anche quello, di gioco, e poi appunto conclusivo l'incontro con il Vescovo in momento di preghiera, tutti insieme. Durante la cresima molte volte ricordavo questo fatto: sarò io che dirò che c'è il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, sarò io che ungerò la fronte di ciascuno di voi con il sacro crisma. Ma queste parole è il Signore Gesù che le dice: io sono strumento del Signore Gesù, perché solo Gesù può darti lo Spirito Santo. Beh, il Vescovo è proprio ripartito dai alcuni segni, ecco, della cresima: la luce di Cristo, la parola di Dio, e il senso anche di essere Chiesa, di essere insieme. Ha ripetuto più volte, no, che non siete soli, non siamo soli. Alcune volte i giovani rischiano di sentirsi soli come cristiani, no? E quindi il Vescovo li ha incoraggiati a sentirsi parte di una famiglia più grande della Chiesa. E poi ha anche ripreso il segno dell'olio, con il quale tutti noi siamo stati unti nel battesimo e nella cresima, come un segno di legame con Cristo. Ha anche sottolineato la stretta di mano che lui dà nel giorno della cresima, ecco, come segno di legame affettivo, anche spirituale, con la Chiesa e con il Vescovo.